La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, il cappello alla romana, viva viva la Befana! Ciao a tutti e bentornati sul canale. Volete fare un pensierino in occasione della Befana, ma siete stufi della solita calza? Allora armatevi di strofinacci da cucina, mestolo in legno, caramelle e venite con me! Occorrente 4 canovacci da cucina. Uno per fare la gonna, due per fare le braccia e le gambe, un altro per fare la testa e il busto e un fazzoletto di cotone. Della raffia, dello spago, forbici, una pallina trasparente da riempire, un mestolo da cucina. Un cartoncino riciclato da una confezione di crackers o un sacchetto marrone del pane, dei cioccolatini o delle caramelle. Per prima cosa realizzo la testa della Befana. Riempio la pallina di plastica di caramelle. Successivamente apro il canovaccio bianco e pongo la pallina al centro. Piego il canovaccio a metà, avvolgendo la pallina al suo interno e lego il tutto con un pezzettino di raffia, cercando di formare meno pieghe possibili. Ora prendo il canovaccio che ho scelto di dedicare alle braccia e alle gambe. Lo apro e dispongo sul bordo più lungo dei cioccolatini. Avvolgo i cioccolatini al suo interno formando un piccolo rotolo. Fermo le estremità con due fucchetti in modo tale da non far uscire i cioccolatini. Faccio la stessa cosa con l'altro canovaccio. Ora, con un altro pezzetto di raffia, lego i due rotoli un po' più sopra della metà, in modo tale da avere le gambe più lunghe delle braccia. Ora prendo la testa della mia Befana, alzo un lembo del canovaccio e infilo le braccia e le gambe, cercando di avvicinarle il più possibile alla testa. In questo modo la Befana, una volta in piedi, non avrà la testa penzolante. Sistemo le maniche della maglietta e il corpo e lego il tutto con della raffia. Prendo il canovaccio scelto per fare la gonna della Befana. Il mio è un po' più grande, quindi procedo a piegarlo in modo tale da non nascondere i piedi della Befana. Lo avvolgo al corpo della Befana e fermo sempre con un pezzettino di raffia. Questa volta dovrà essere un po' più lungo perché ci servirà per legare anche la scopa e le mani. Procedo ora a realizzare la scopa. Abbasso l'etichetta del mestolo in modo tale da nasconderla il più possibile. Prendo un pezzetto di cartoncino, misuro grossolanamente il mio mestolo e taglio le setole della mia scopa lasciando circa 2 cm di spazio dal margine superiore. Avvolgo il cartoncino al mestolo e fermo il tutto con uno spago. Ora infilo la scopa nella cintura della Befana e fermo anche le braccia con un bel fiocchetto. Infine prendo il fazzoletto di cotone, lo piego formando un triangolo e lo fermo con un bel nodo al collo della mia Befana. Ed ecco qui la Befana finita, ricca di dolcetti. Avete visto com'è stato semplice realizzare questa Befana porta dolcetti con dei semplici strofinacci da cucina? Un doppio regalo che farà contenti mamma e piccini. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un mi piace e condividetelo. Seguitemi anche su Instagram come LDLaura2017 e se rifarete questo progetto non dimenticate di taggarmi. Mi trovate anche su Facebook e Pinterest, qui sotto trovate tutti i link. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi miei video. Ci vediamo presto! Ciao!